Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero: perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù disse loro: possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno. Parola del Signore. Le parole del Santo Evangelo concedono i nostri peccati. Abbiamo già meditato la passione di Cristo col pio esercizio della Via Crucis, pertanto solo una breve riflessione proprio sul digiuno che ci viene oggi proposto dalla riflessione nella parola di Dio, meditando proprio la parola di Dio, dove Gesù stesso ci invita a considerare il vero digiuno. Il digiuno non è senza dubbio una differenziazione di una dieta diversa, di un'alimentazione diversa, bensì è il non vivere quella cupidigia, quella avidità, quella bramosia anche nel possedere solo per noi, ma aprirci alla condivisione. Ma c'è ancora un digiuno particolare. Come si assume il veleno? Mangiando. Alcuni cibi, se tu ne mangi una, ne ingerisci per ingordigia anche una dose massiccia, diventano non solo non edibili. C'è un principio medico-farmacologico che dice che è la dose che fa il veleno. Il digiuno ci aiuta a non ingerire troppo veleno. Ma c'è ancora un digiuno più particolare, che non è quello che entra nella nostra bocca, ma è quello che esce dalla nostra bocca. Il veleno che talvolta fuoriesce dal nostro intimo, da quello Gesù ci mette in guardia. E vogliamo chiedere al Signore in questo tempo santo della Quaresima, dove siamo chiamati veramente a combattere contro lo spirito del male, a porre una custodia sulla nostra bocca. Come dice l'orante: poni Signore una custodia alla mia bocca, metti una parola ben misurata. Le parole, sappiamo, giusto per citare anche Antoine de Saint-Exupéry nel Piccolo Principe, ci diceva che le parole sono fonte di equivoco. Tante volte uno vuole dire una cosa, ma si capisce tutt'altro. E più cerchi di spiegare quella cosa, a volte voler sistemare le cose le complica. Meglio non parlare. Ma il digiuno che Gesù ci propone è proprio quello che veniva riferito dal profeta Isaia. Forse questo è il digiuno che bramo, non piuttosto sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo. A questo il Signore ci chiama, a vivere proprio quella libertà che ci permette di condividere il pane con l'affamato, di condividere anche l'accoglienza con chi è esule, nel vestire chi è ignudo, ma attenzione, senza trascurare i tuoi parenti. A volte siamo buoni con gli estranei, ma quanto diventa di facile, diversamente facile, essere buoni con i nostri, perché forse sono quelli che ci conoscono più e meglio. Concludo con una riflessione che ho fatto proprio poc'anzi. A volte ci mostriamo buoni con le persone estranee. Qui ci sarebbe la barzelletta dell'asino che viene venduto l'anno prima perché era fannullone, e l'anno dopo
lo stesso padrone che cercava un asino lo ritrova al mercato, ma era tutto bardato, però l'ha riconosciuto e gli parlò all'orecchio dicendogli: ma sei tu? E quello gli disse: sì, sono io. E gli ha continuato a dire: fatte cattare con un tecanusci. Alla fine, ecco, già siamo sazi, satolli, ci conosciamo bene. Ma volevo fare una considerazione molto più profonda riguardo proprio il riconoscerci. Poco fa, dopo il funerale che ho celebrato qui, sono andato a servire la chiesa sorella di Rina, e lì dove celebrai la Santa Messa c'era anche Padre Mario. Stavo salendo con la macchina, ho visto la macchina parcheggiata molto prima a Passorina perché gli era finita la benzina. E quindi sono andato lì, l'ho trovato e lui non mi ha riconosciuto come Francesco, ma come un altro Francesco. E ha pensato che fosse un vescovo, forse perché mi ha visto che avevo la talare, e ha intessuto elogi. E mi ricordai un detto che diceva la buon'anima di mia nonna, che diceva: durante la Quaresima tutti i preti sono vescovi, significa che anche i casi riservati, quelli proprio della grande misericordia di Dio, lì bisogna aprire il cuore e vuotare il sacco anche dei peccati del passato, fare una buona riconciliazione a questo. Ma lui non mi ha riconosciuto, pensavo che fossi un altro Franco, Francesco, e pensavo che fossi vescovo. Ma al di là di questo, proprio durante la celebrazione della Messa, il Padre Nostro, ho pensato veramente come forse tra di noi non ci riconosciamo fratelli, eppure Gesù ce l'ha detto, che noi siamo fratelli, però non ci riconosciamo fratelli, ma il Padre Celeste ci riconosce come figli e per Lui siamo figli amati. E mi ha fatto pensare la malattia di Padre Nicolino Maio anche alla mia mamma, la quale la stessa patologia, attraversato l'Alzheimer, la demenza, una forma di demenza, e non mi riconosceva più. Però quando mi vedeva il colletto, cioè sempre, diceva: ah sì, sì, mi ricordo, so chi sei. Non si ricordava. Forse anche noi davanti al Signore non ci ricordiamo chi è Lui. Pensavo alla mia mamma, pensavo al padre Nicola, non sapeva chi fossi io. Anche la mia mamma non sapeva chi fossi io, ma io so chi è lei. Forse lei non ricordava più l'amore che mi aveva dato, forse l'amore gli faceva ricordare qualche cosa, ma è il mio amore che mi fa ricordare. Poco fa abbiamo fatto la Via Crucis. Noi tante volte, forse entrando anche in chiesa, manco gli diciamo: Gesù, grazie per il tuo amore, grazie che ci sei. Non lo riconosciamo. E lui forse tante volte ci dice: ma sono qui, ci sono io. E noi non gli diamo manco confidenza. Ecco la memoria che ci deve portare a celebrare il memoriale, a ricordare l'amore di Dio. Quell'amore di Dio che non si allontana mai da noi. Noi forse ce lo dimentichiamo, noi forse ci allontaniamo. È come la persona che ama, anche quando quell'amore che riversa sulla persona amata viene dimenticato dalla persona amata. Forse la persona amata si illude di altri amori, è distratto, è distratta. Due giorni fa era la festa di San Valentino, ma quello non è l'amore, forse sono le vanti della passione e forse è fraintendere il vero amore. Forse abbiamo bisogno veramente di fare memoria, di attardarci, di digiunare da tutte quelle forme di veleno che ci hanno ammorbato. Quando il maligno ha inoculato attraverso il morso del peccato il veleno nel genere umano,
l'uomo si è dimenticato dell'amore di Dio, ma Dio non si è mai dimenticato di noi. Ancora oggi il Signore ci chiama a ricordarci di questo amore. Ecco la celebrazione dell'Eucaristia, che è memoriale, fare ricordo dello stesso sacrificio di Cristo. Gesù in questo momento si rende presente. E c'è una differenza sostanziale con la quale voglio concludere questa riflessione fra la croce che abbiamo portato facendo sosta nelle varie stazioni di questa nostra chiesa, ricordando la via dolorosa, la passione di Gesù. Sulla croce tu vedi Gesù, ma non c'è. Nell'Eucaristia tu Gesù non lo vedi, ma c'è. E se dovessimo scegliere fra un segno che si fa vedere ma insignificante e qualcosa che invece indica la consistenza dell'amore, anche quando non si vede, scegliamo l'amore. Scegliamo Gesù, la presenza viva di Gesù. Ci dia il Signore questa grazia, stenda le sue mani su di noi, ci abbracci ancora una volta. Concludendo la Santa Messa, siamo andati con Padre Mario a prendere la tanica, a prendere la benzina, arrivare nuovamente alla macchina, mettere il carburante nella macchina. Poi lui se n'è andato, io me ne sono andato e sono arrivato in parrocchia, all'altra parrocchia, a San Francesco, per celebrare l'altra messa. E forse qualcuno si è rimasto male che sono arrivato quei 3 minuti in ritardo. Può capitare che un prete arrivi in ritardo. Però mi sono ricordato un altro detto che diceva mia mamma: sappi che per gli amici le giustificazioni non servono, per i nemici non bastano. Cupi cavarrao, mai seguito io. Meglio tacere tante volte. Il Signore sa, noi sappiamo, siamo qua. Viviamoci veramente il momento dell'intimità divina, che forse questo vale più di molte altre situazioni e di chiacchiericcio che tante volte ci avvelena. E come comunità cristiana dovremmo iniziare a digiunare, quantomeno a non farci imboccare di palle di veleno. Dire grazie non mi interessa, declino l'offerta, preferisco ascoltare Gesù. Salutato Gesù Cristo. Sì.